Buongiorno a tutti e grazie mille per l'invito a questo importante incontro nella meravigliosa ed eterna città di Roma, città dove ho avuto il piacere di vivere ai tempi in cui lavoravo al Palazzo Farnese e di cui conservo ricordi fantastici ed indelebili. In nome del nostro direttore generale, il dottor Francis Gurry, vorrei portare anche i saluti dell'organizzazione ed in particolare mi preme ringraziare la Direzione Generale Biblioteche ed Istituti Culturali del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dottoressa Tiziana Coccoluto, capo di gabinetto, e dottoressa Paola Passarelli, direttore generale Biblioteche e Istituti Culturali. Il CREDA, il Centro di Ricerca di Diritto di Autore, Università Europea di Roma, nella persona padrona di casa, per così dire, dottoressa Lucia Marchi, direttore di questa magnifica biblioteca casanatense. Ovviamente saluto calorosamente anche il dottore Vittorio Ragonesi, rappresentante dell'Italia presso molti dei nostri comitati a Ginevra. Come noto, l'obiettivo principale dell'evento di oggi è discutere e analizzare le implicazioni della proposta di direttiva europea. Io naturalmente non parlerò direttamente di queste tematiche, lasciando a Marco Giorello e agli esperti questo arduo compito, e concentrerò le mie osservazioni su tematiche parzialmente simili, analizzandole però da una prospettiva internazionale. Senza addentrarmi in complicati e probabilmente inopportuni paragoni o analogie, come avremo modo di evidenziare, esistono alcune tematiche comuni attualmente oggetto di discussione sia a livello europeo che a livello globale. Come esempio, possiamo sicuramente citare proposte relative a nuovi limiti ed eccezioni, oppure, con le dovute differenze, la complessa questione del value gap. Prima di entrare nella sostanza del mio intervento, potrebbe essere utile ricordare a chi non ne abbia familiarità alcune caratteristiche dell'organizzazione che ho l'onore di rappresentare qui oggi, l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, la OMPI o UIPO, e l'Agenzia Specializzata delle Nazioni Unite con 191 Stati membri, che opera nell'ambito della proprietà intellettuale, occupandosi di politiche pubbliche, normativa internazionale e svariati altri servizi, tra cui ovviamente il registro internazionale di marchi, brevetti e, come no, di indicazioni geografiche. La OMPI è quasi del tutto autosufficiente dal punto di vista economico, finanziandosi principalmente attraverso il Patent Cooperation Treaty e il Sistema di Madrid. Nel campo del diritto d'autore,
Tradizionalmente la OMBI ha giocato un ruolo relativo alla normativa internazionale, sia come amministrazione dei trattati multilaterali in materia, precisamente 8 dalla Convenzione di Berna, la cui prima versione fu adottata nel 1886, per arrivare agli ultimi trattati di Pechino e di Marrakesh, sia come foro per la negoziazione di nuove norme o nuovi potenziali trattati internazionali. Queste discussioni avvengono nel seno di Comitato Permanente sul diritto d'autore e diritti connessi, spesso menzionato con il suo acronimo inglese SCCR, che sta per Standing Committee on Copyright and Related Rights. Oltre gli aspetti normativi, come vedremo, l'OMBI sta anche lavorando su progetti di natura più pratica a migliorare l'efficienza e il buon funzionamento del sistema di diritto d'autore per le industrie creative. Al giorno d'oggi non credo che si possa stupire nel vedere che un numero crescente di governi in tutto il mondo stanno prendendo in considerazione e discutendo progetti di riforma dei loro ordinamenti giuridici in materia di diritto d'autore. Questa non è che una naturale conseguenza dell'impatto e dell'importanza di questa normativa sulla nostra società e la nostra economia. Tutti questi dibattiti, dall'Europa all'Asia e dall'America Latina all'Africa, hanno un elemento in comune, ovvero vertono sugli effetti che il mondo digitale ha ed avrà sul diritto d'autore e sul suo esercizio. Come era prevedibile, la tematica digitale è diventata oggetto di dibattito anche all'interno dell'OMBI nell'ambito del nostro comitato SCCR. L'SCCR è l'organo normativo internazionale che esamina questioni di diritto sostanziale nel campo di diritto d'autore e dei diritti connessi. È composto da tutti gli Stati membri, nonché da un certo numero di organizzazioni intergovernative e da oltre 300 organizzazioni non governative, ONG, le quali hanno l'opportunità di far valere le proprie posizioni attraverso interventi, organizzando eventi collaterali e prendendo contatti con le delegazioni nazionali. Per capirvi, questo è il forum in cui vengono negoziati i trattati internazionali. Attualmente l'agenda del SCCR è molto ricca, densa, per usare un eufemismo. Ci sono due temi che sono oggetto di discussione da tempo, più altri tre che sono stati inseriti da poco nella nostra agenda sotto la voce Other Matters, altre questioni. La protezione delle organizzazioni di radiodiffusione è un dibattito iniziato 20 anni fa, nel 1998, è un tema molto delicato e tecnico
dove sono in gioco grandissimi interessi economici. Come sapete, le regole internazionali per la protezione delle organizzazioni di radiodiffusione dalla pirateria non sono state più aggiornate dopo la Convenzione di Roma del 1961, redatta in un momento in cui la TV via cavo era ancora agli albori e Internet neppure esisteva. Ora che è diventato facile riprodurre copie digitali perfette di programmi televisivi e trasmetterle oltre i confini nazionali, con un semplice clic, il furto di segnali, signal piracy, è diventato un serio problema per le emittenti di tutto il mondo. Il dibattito tra gli Stati membri sul progetto di trattato sulla protezione di queste organizzazioni è in una fase avanzata. Tuttavia, ci sono ancora alcuni punti che richiedono ulteriore negoziazione. Una delle principali questioni rimaste ancora aperte riguarda l'inclusione o meno delle trasmissioni differite, cioè quelle ritrasmissioni che avvengono in un secondo momento rispetto alla trasmissione originale, al fine di assicurare che questo trattato offra una soluzione che non sia vanificata dagli sviluppi tecnologici. Questo elemento è considerato essenziale per i paesi dell'Unione Europea e per un numero crescente di altri paesi. Ulteriore lavoro sarà necessario al fine di raggiungere un consenso per l'inclusione del trattato anche dei servizi online legati direttamente alla radiodiffusione. Nel corso dell'ultima sessione del Comitato, gli Stati membri sono riusciti a trovare un accordo su una raccomandazione all'Assemblea Generale, la quale recita: in considerazione dei progressi compiuti nelle recenti sessioni del SCCR, l'Assemblea Generale è invitata a prendere in considerazione azioni appropriate per la convocazione di una conferenza diplomatica per l'adozione di un trattato sulla protezione delle organizzazioni televisive, subordinato al raggiungimento del consenso su questioni fondamentali, quali obiettivi, ambito specifico e oggetto di protezione. Anche se a prima vista questo testo non ha nulla di straordinario e non rappresenta necessariamente un obbligo, rimane un passo in avanti significativo, soprattutto prendendo in considerazione le negoziazioni degli anni passati. Un altro aspetto importante che presenta sia punti in comune che discrepanze con l'attuale dibattito all'interno dell'Unione Europea riguarda le limitazioni e eccezioni. Il dibattito si è concentrato principalmente su tre gruppi di beneficiari o attività in relazione con biblioteche e archivi, su attività educative e su persone portatori di handicap diverse da quello meramente visivo. Come sapete, la problematica delle persone cieche e ipovedenti è già stata affrontata e risolta con il Trattato di Marrakech. Al fine di superare il divario tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo, un nuovo approccio è stato adottato nell'ultima sessione del Comitato.
Gli Stati membri hanno adottato due piani di azione, action plans, incentrati sulla ricerca di soluzioni pratiche ed innovative piuttosto che sulla modifica dei principi fondamentali del sistema internazionale del diritto d'autore. Per quanto riguarda la questione digitale o l'ambiente digitale, un documento specifico era già stato presentato nel 2015 dai paesi dell'America Latina e dei Caraibi. Da allora sono stati intrapresi alcuni lavori preliminari, in particolare uno studio e una riunione tra esperti brainstorming per riflettere sulle principali problematiche di questo complicatissimo ambito di discussione. Dico lavori preliminari perché la complessità e l'estrema velocità con cui stanno cambiando i modelli di business richiedono una certa cautela ed un'analisi economica o legale molto attenta prima di poter suggerire soluzioni o trarre conclusioni. Un elemento molto interessante emerso dallo studio sull'impatto dell'ambiente digitale sulle legislazioni nazionali di diritto d'autore adottata tra 2006 e il 2016 è il fatto che i trattati multilaterali, in particolare i trattati internet del 96, WCT e WPPT, hanno marcatamente influenzato le legislazioni nazionali. In molti casi le leggi nazionali semplicemente riproducono i testi dei trattati, come poco o addirittura nessuna modifica. Questo può essere visto come un fattore positivo verso l'armonizzazione o avvicinamento internazionale verso un solido standard di protezione. Tuttavia, come sappiamo, esiste una certa differenza tra il diritto positivo e la concreta norma applicata. Un altro argomento preso in considerazione, anche se in maniera indiretta, è il famoso value gap. Una delle principali sfide in questo ambito è l'accesso e la raccolta di dati e cifre affidabili e completi che permettano un'analisi economica dell'evoluzione delle industrie creative. Una valutazione di natura economica degli impatti delle tecnologie digitali sui vari settori e diversi soggetti interessati sembra essere un passo fondamentale per individuare politiche sostenibili e soluzioni giuridiche adeguate. Nell'ultima sessione, infatti, la delegazione del Brasile ha proposto la preparazione di uno studio economico su tale argomento. In questa prima fase lo studio si concentrerà sull'industria musicale, ma successivamente anche gli altri settori potranno essere esaminati. Un altro aspetto che emerge dalla proposta alla consapevolezza che consapevolezza che la tecnologia, ad esempio identifiers, smart contracts, contratti intelligenti, abbia un ruolo sempre più incisivo sul funzionamento del mercato globale. In questa prospettiva, l'attenzione si concentra sul digital rights management, la cui protezione
a livello internazionale è garantita dai cosiddetti trattati internet del 96, che permette alla maggior parte dei settori creativi di mettere in atto nuovi modelli di business model online. Il Comitato si sta occupando anche un altro tema del droit de suite o diritto di seguito. A partire dal maggio 2014, diversi paesi si sono espressi favorevolmente rispetto alla proposta delle delegazioni del Senegal e la Repubblica del Congo di inserire il diritto di seguito dell'artista come uno dei punti permanenti dell'agenda del Comitato. Benché questo diritto sia riconosciuto dalla Convenzione di Berna, articolo 14-ter, che fissa gli standard minimi del diritto d'autore sul piano internazionale, tale riconoscimento è solo facoltativo. Gli Stati membri della Convenzione sono liberi di introdurla nel loro ordinamento giuridico o meno. Attualmente, circa 80 paesi nel mondo riconoscono il diritto di seguito, mentre altri, compresi quelli con i più grandi mercati dell'arte, come gli Stati Uniti o la Cina, stanno ancora valutando se inserirlo o meno nei loro. La proposta mira a garantire una piena protezione internazionale. Durante l'ultima sessione il Comitato ha concordato di istituire una task force composta da Stati membri e parti interessate che dovrà poi riferire al Comitato sui elementi pratici dell'esercizio di questo diritto che ha un gran valore economico per gli artisti. Delle opere d'arte come quadri, collage, dipinti, disegni, incisioni, stampe, litografie, sculture, nonché manoscritti. Come ultimo punto nell'agenda del Comitato abbiamo una proposta della Federazione Russa relativa al rafforzamento a livello internazionale della protezione dei diritti, dei direttori di teatro, sulla quale il Comitato inizierà con uno studio comparativo dei vari livelli di protezione garantiti nelle legislazioni nazionali. Senza entrare nei dettagli e nel merito, queste nuove proposte mostrano un rinnovato interesse nei confronti del diritto d'autore da parte dei governi nazionali. Nuovi players, giocatori provenienti dall'America Latina, dall'Africa e dalla Russia chiedono di affrontare nuove questioni e di prendere in considerazione il riconoscimento di una più ampia protezione a livello internazionale. Come anticipato, l'ONU si concentra anche su iniziative più pratiche volte a creare parità di condizioni level playing field tra i paesi sulla base di progetti supportati anche da partnership pubblico-privati. The Accessible Books Consortium, ABC, il consorzio per i libri accessibili, si tratta di una partnership pubblico-privata guidata da l'ONPI che rappresenta un eccellente esempio di progetto che risolve problemi concreti attraverso piattaforme e network. Questa partnership comprende organizzazioni che rappresentano persone con disabilità visive, come la World Blind Union, WBU, Organizzazione Mondiale dei Ciechi, biblioteche per non vedenti,
enti ed organizzazioni che rappresentano autori, editori e società di gestione collettiva. Il suo obiettivo è quello di aumentare il numero di libri in tutto il mondo in formati accessibili come braille, audio, e-text, caratteri grandi e renderli disponibili a persone non vedenti, ipovedenti o altrimenti disabilitate di tutto il mondo. Wipo Connect, invece, è una piattaforma per la gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, è un altro esempio di progetto che mira a svolgere una funzione tecnica e pratica con un gran potenziale di impatto economico. Questo software aiuta società di gestione collettiva locali, principalmente in paesi in via di sviluppo, a svolgere al meglio le loro funzioni come produzione della documentazione di opere e titolari di diritti, contabilità e distribuzione delle royalties. Permette inoltre di mettere più facilmente in contatto le società di gestione collettiva attraverso le reti regionali e globali. La sua prima versione è stata resa operativa nel 2016 e copre il diritto d'autore delle opere musicali ed è attualmente utilizzata come pilota in un gruppo selezionato di paesi. Il progetto si estenderà geograficamente ed inizierà ad operare nella gestione di diritti connessi. Infine, il Circolo degli Editori, una delle ultime iniziative lanciate da Lompi, che cerca di contribuire allo sviluppo dell'industria editoriale a livello nazionale locale, che sia globalmente connessa e efficiente nei paesi in via di sviluppo. Questa partnership pubblica-privata fungerà da piattaforma per mettere in contatto diversi stakeholders. Ovviamente il progetto funzionerà su base volontaria ed offrirà meccanismi innovativi che puntano al miglioramento dei servizi di editoria disponibili. Per concludere, ritengo che la vitalità e il dinamismo delle attività e delle discussioni a livello dell'OMPI siano il risultato del fatto che il mondo sta riscoprendo che il diritto d'autore è un'importante risorsa per il commercio e per lo sviluppo sociale ed economico a livello globale. Una visione che è sempre stata propria dei nostri paesi europei. Forse in alcuni contesti del passato, l'OMPI non è stata sempre vista come il forum globale per la protezione e difesa di un sistema efficiente per le industrie creative. Ma oggi sono convinta che la situazione sia cambiata in modo significativo. Nella fase attuale, credo che i paesi europei abbiano un forte interesse ad impegnarsi con spirito costruttivo nel dibattito multilaterale. Vorrei anche sottolineare come la partecipazione attiva dei vari stakeholders, tutte le parti interessate all'attività dell'OMPI, sia non solo gradita, ma essenziale per ottenere risultati costruttivi e significativi. Il settore privato ha la possibilità di fornire utili informazioni agli Stati membri su quali sono le reali esigenze e le sfide da affrontare nei loro settori. Crediamo
sia molto importante rinforzare i nostri legami. In questo contesto, penso che un rinnovato spirito di cooperazione tra noi, il governo italiano, così come quelli degli altri paesi europei ed il settore privato del nostro continente, possa essere la miglior strategia di medio-lungo periodo per mantenere un solido ed efficace sistema internazionale. Vi ringrazio per la vostra attenzione e la vostra indulgenza per il mio italiano. Per questa bella introduzione che devo dire ci segnala dei temi antichi, perché attraversando le competenze anche i dibattiti in seno alla WIPO, all'OMPI, alla fine noi ricollochiamo una visione di centralità della persona, tutti i temi della solidarietà. Non è un caso che i grandi contenuti dove si cerca un accordo a livello planetario è riferito in particolare alle fragilità umane, a chi rispetto alla cultura, con la C maiuscola, ha delle difficoltà per potervi accedere. E questa è una missione che ovviamente si può sviluppare solo a livello globale e non tanto a livello territoriale, o meglio, a livello territoriale è ancillare rispetto a un disegno che riguarda tutto il comparto industriale. Il secondo punto direi che è quello della specificità culturale, dove anche gli interessi dell'industria entrano a seconda dei paesi, in modo anche talvolta bellicoso, portano gli interessi, nel caso della Russia, nel caso del Brasile, che sono oggettivamente anche interessi di un'industria, ma sono sempre legati a un intento culturale, raccordando lo strumento tipico aziendale a quella che è invece la visione del diritto d'autore come momento di sviluppo, legato evidentemente alla specificità di quel settore. E il terzo è il tema del divario tecnologico, perché non c'è dubbio, se il copyright è motore di sviluppo non potrà essere tale se ci sono ancora differenze di investimento in infrastrutture da paese a paese. E allora in questo quadro si comprende molto meglio le ultime parole che ha detto: l'Europa oggi ci dovrebbe essere alleata, e c'è stato un cambio di tendenza, perché navigare a vista sul mercato senza, è una parola scomoda, una sovranità, un governo, inevitabilmente schiaccia gli interessi più deboli dentro un sistema di interessi legati soprattutto al lucro, a una competizione che non ha l'intento della visione del copyright come motore di sviluppo, ma ha un intento forse di medio e piccolo cabotaggio di riuscire in qualche modo a creare delle situazioni ottimali per un beneficio di pochi, anziché per una diffusione e disseminazione delle opere coperte di privativa. L'Europa oggi ce l'ha questo anelito culturale di recuperare una visione piena del tema dei diritti morali, ovviamente il francese è fortissimo questo ed è tipicamente europeo, non è nordamericano. E quindi anche questo cambio di qualità, di vedere l'OMPI come un alleato, soprattutto dell'Europa, ritengo che possa essere una chiave di lettura, che adesso probabilmente Torello ci dirà anche molto in concreto qual è ormai i passi finali di questa direttiva, che però rappresentano, devo dire, davvero un cambio di prospettiva con riferimento a quello che dava fino a 10-15 anni. Quindi davvero grazie per questa bellissima relazione, e appunto lasciamo la parola a Marco Dorelli, capo dell'unità copyright nella Commissione Europea, direzione generale Connect, il quale ci descriverà il pronostico sulle prossime fasi di lavoro. Allora,